Chissà cosa vuole dirci oggi il Signore. Beh, ci vuole dire qualcosa attraverso la festa di oggi. Oggi è festa Santa Maria Maddalena. È da poco che è festa questa ricorrenza. Il 3 giugno 2016 la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto per il quale, per espresso desiderio di Papa Francesco, la celebrazione di questa santa, Santa Maria Maddalena, passava da memoria obbligatoria a festa proprio. Quindi oggi è festa, perché Papa Francesco vuole che ricordiamo il grande amore che ha avuto per Cristo, ma quanto da Cristo è stata amata, è stata liberata. Chi è questa Maria Maddalena che San Tommaso d'Aquino definì Apostola degli Apostoli? Beh, anzitutto Maria di Magdala. Bisogna andare a Magdala, che era un villaggio di pescatori sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade. E quindi arriva da questo luogo. Ci sono stati, secondo questi studi che potete trovare anche su Santi e Beati e da altre parti, dice che ci sono stati degli equivoci sulla sua identità. La Chiesa nei tempi passati ha messo assieme tre figure, mentre a quanto pare sarebbe una sola, a dire di questi studiosi. Allora, Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 di Luca. Vi ricordate, Gesù andava in ogni città e villaggio annunciando la buona notizia del regno di Dio. E c'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi, da infermità, e li servivano con i loro beni. Con loro vi era Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Sette demoni. Gianfranco Ravasi dice che appunto il numero sette, noi lo sappiamo, è il numero della pienezza, i sette sacramenti, i 7 giorni, è il numero perfetto. Quindi lei aveva perfettamente il male in lei, diabolicamente il male in lei. Era stata colpita quindi in tante aree della vita. I sette demoni possono essere anche, qualcuno li vede come i sette vizi capitali, i sette demoni capitali. Quel male che rovina una persona. E quindi questa donna viveva male la vita, era bloccata parecchio a causa di questi sette demoni. Ma incontrando Gesù, questa viene liberata. Tante volte, invece è stato pensato che fosse Maria, quella prostituta, quella vi ricordate, che arrivò dietro a Gesù, si mise a piangere sui suoi piedi e così via. E c'era Simone, disse: se questo fosse un profeta, saprebbe che tipo di donna, donnaccia è questa. E è stata messa assieme quella. Un altro equivoco è la sorella di Marta, la sorella di Lazzaro, scusate, Maria, che in Giovanni 12, versetto 1-8, versò quell'olio anche lì sui piedi di Gesù. E quindi una volta erano state messe assieme tutte queste tre figure. A quanto pare dagli studi che sono proseguiti hanno chiarito questa cosa e quindi Maria Maddalena, nonché Maria di Magdala, è quella donna che è stata liberata dai sette demoni. E cosa succede? Che seguirà Gesù. Abbiamo sentito che dietro a Gesù c'erano i 12 e c'erano queste donne, altre oltre lei, che erano state liberate dal male. Avevano fatto quindi l'esperienza potente dell'amore di Dio che si manifesta anche attraverso la liberazione e aggiungo anche attraverso la guarigione del cuore. Sicuramente la liberazione spirituale, ascoltate bene, non avviene mai senza una guarigione del cuore. E quando c'è bisogno di una guarigione del cuore, le ferite tremende, chiamati anche traumi a volte dell'infanzia, dietro questo molte volte c'è bisogno anche di una liberazione poi spirituale, perché gli spiriti impuri o spiriti del male sovente usano le ferite che abbiamo avuto sin dall'infanzia per poter penetrare in noi, per poi farci del male. E molte volte puoi farci fare del male. E il primo male che io e te facciamo a causa delle ferite è a noi stessi, è a noi stessi. Ecco che quindi c'è sempre bisogno di questa azione soprannaturale di Cristo che passa attraverso il suo amore,
che guarisce le ferite, e la sua potenza che ci libera da tutto ciò che è male, i sette demoni, spiriti impuri e così via, per poter finalmente stare bene. E come ci accorgiamo se stiamo bene? Perché iniziamo a seguire Cristo. Diventare discepoli di Cristo significa diventare sempre di più come Lui. Significa essere sempre più fiduciosi, significa amare di più, amarci di più, significa che il nostro cuore diventa sempre di più come il cuore di Cristo, il Sacro Cuore di Gesù e di Maria. Noi tante volte chiediamo, donami il tuo cuore, Cristo, voglio il tuo cuore, e il Signore dice va bene, ma questo avviene attraverso la liberazione spirituale e la guarigione. Vi darò un cuore nuovo significa anche questo, un cuore guarito, un cuore liberato, un cuore così poi obbediente, perché questo dice Ezechiele, un cuore obbediente alla parola di Dio, che nient'altro è che diventare discepoli, camminare, diventare come Gesù. E addirittura quindi poi lei resterà sotto la croce, non avrà paura, perché l'amore non ha paura, l'amore non conosce timore. Scrive San Paolo, l'amore non conosce timore, sa affrontare ogni situazione, sa vincere quindi ogni situazione e sa arrivare poi prima nelle varie situazioni. Sappiamo che Maria Maddalena sarà dalle prime che arriva da Gesù, dal risorto, anche se non lo sapeva ancora, e poi tornerà subito dagli apostoli, mandata da Gesù, a dire l'ho visto risorto, l'ho visto. L'amore poi ti fa fare esperienza della risurrezione. Quindi chiediamo attraverso questi sette Pater Ave Gloria adesso, attraverso l'intercessione di Santa Maria Maddalena, che ci aiuti a fare esperienza di salvezza, per poter diventare discepoli, per poter diventare poi apostoli, portatori di una lieta novella. Attraverso che cosa? Attraverso la nostra vita, perché guariti e liberati diventiamo persone completamente nuove. Allora proseguiamo questo venerdì 22 luglio 2022 in compagnia di Santa Maria Maddalena, che ci aiuti a fare ancora l'esperienza della liberazione spirituale, guarigione del cuore, conversione della nostra vita, cioè cammino di discepolato, e quindi anche poi apostolato, cioè annunciare a tutti che Gesù è risorto, ed è risorto anzitutto nella nostra vita, e Gesù è risorto, è vivo, è operante, e c'è. Un abbraccio a tutti voi, Dio vi benedica grandemente, buona giornata.